Quella di martedì 7 giugno per gli alunni delle scuole elementari della Val Chiusella è stata una giornata importante. Percorrendo una strada forestale nei boschi di Issiglio, hanno assistito con orgoglio e soddisfazione alla sistemazione delle casette per gli uccellini da loro decorate, nell'ambito di un progetto che ha visto il Comune di Issiglio unire le forze con la città metropolitana di Torino, il GAL Valli del Canavese e l'Istituto Scolastico Comprensivo di Vistrorio. Il progetto, rivolto agli alunni della scuola primaria, è riuscito ad avvicinare ulteriormente all'ambiente naturale bambini che hanno comunque la fortuna di vivere in un territorio di montagna in cui non è difficile avvistare animali selvatici e ascoltare il canto di quegli uccellini a cui i bambini hanno voluto regalare case confortevoli e mangiatoie per affrontare i duri mesi invernali. Il sostegno del GAL, della città metropolitana e delle sue guardie ecologiche volontarie ha fatto in modo che quella che era inizialmente un'idea limitata al solo comune di Issiglio potesse diventare un'iniziativa di valle per fare in modo che le nozioni di scienze naturali che i bambini hanno appreso a scuola dalle insegnanti e dalle GEV fossero accompagnate da esperienze dirette e testimonianze da parte dei volontari che hanno fatto dell'educazione ambientale un impegno e una missione. Noi GEV delle Valli del Canavese abbiamo aiutato i ragazzi a piazzare diversi nidi e cassette e mangiatoie per gli uccellini e i ragazzini sono entusiasti, amano la natura e hanno abbracciato, diciamo, questo progetto con buona volontà e siamo contenti di aver contribuito anche noi al progetto con questa passeggiata. Diciamo che abbiamo trattato in particolare l'ambiente canavesano descrivendo gli alberi e i funghi e sui funghi sono uscite parecchie domande, questi ragazzi sono veramente interessati alla natura, a scoprire cose nuove e tutta la realtà che fino ad oggi conoscevano solo in parte. Noi gli abbiamo spiegato le cose più elementari per proteggere e rispettare la natura e speriamo che questa esperienza si tramandi negli anni e venga fuori un bel progetto didattico. Oggi siamo qui per la giornata finale di questo progetto, il Sentiero degli Uccellini, nato un po' per caso. Ci siamo trovati io e il sindaco di Issiglio nel suo comune. Un giorno mi raccontava che voleva valorizzare questo sentiero, voleva coinvolgere un po' il territorio. L'ho detto, vabbè, perché non proviamo a fare una cosa un po' più anche educativa per i bambini, per le famiglie, faceva bene. Io ho detto, ma proviamo a comprare dei nidi per gli uccellini e metterli nel territorio. Allora lui rilancia, fa, ma perché non li facciamo anche proprio costruire i bambini? E così abbiamo contattato dirigente scolastica, che si è dimostrata molto disponibile, le maestre, il sindaco di Issiglio ha organizzato con il falegname del loco, ha costruito un prefabbricato di queste casette, i bambini le hanno dipinte, le maestre ci hanno costruito su un'attività formativa sulla natura, sul rispetto dell'ambiente e quindi questa noi ci abbiamo costruito un po' anche noi su una storia. Questa è un'esperienza secondo me assolutamente da ripetere, bassissimo costo, molto coinvolgente rispetto alle popolazioni ma anche per i genitori. Molti genitori non sanno neanche che per esempio in questo posto qua vivono dove c'è un SIC, un sito di interesse comunitario. Questo fa proprio del bene, migliora la sensibilità ambientale di tutti con poche risorse.